Questo video è sponsorizzato da UtiSource, un'azienda di distribuzione elettronica con un ampissimo catalogo di materiale elettronico. Per darvi un'idea, cercando EEPROM abbiamo un'infinità di modelli, anche usati per chi necessita di mantenere l'originalità dei dispositivi. Sono disponibili anche datasheet di alcuni modelli. Computer Asus con un lavoro non proprio precisissimo sulle cerniere, non si accende, il connettore è a posto, l'alimentatore è a posto, molto grande, vediamo in termini di assorbimento come siamo messi, pochi milliampere, 19 volt, ipotizza abbia una scheda video molto potente, quindi laggato, zero di assorbimento, zero completo. Proviamo a accendere. Niente, niente. Ah, va bene. Andiamo a vedere dentro se c'è qualche sorpresina. Manca una vite lì. Questa è molle, quindi è già stato smontato da qualcuno. Anche questa è molle. A meno che proprio chi ha cambiato, chi ha fissato le cerniere abbia chiuso le viti con le dita, sono proprio molli, tutte molli, mollissime. Ragazzi, se potete, cliccate sul primo link dello sponsor nella descrizione Buongiorno. video, perché mi serve per convincere UtiSource che c'è ancora gente che utilizza YouTube. Un tentativo di apertura è andato male. Mo'. Sperando che la memoria del cellulare mi assista. Andiamo a vedere subito cosa può essere successo. sti cavoli. Vabbè, vediamo se c'è la tensione sul power jack. Magari ha rotto il power jack. Non ho ancora controllato, da no, power jack è buono. Sappiamo. Non è un cortocircuito. Andiamo a vedere le induttanze maggiori. 10, 10, 6, 6, 30. Uno virgola 6, ok, non bene. 1,4, 1,4. Quindi queste tre induttanze che a occhio e croce potrebbero essere della scheda video. Sì, infatti un i7 con una GTX non dichiarata, quindi sicuramente la scheda video economica, quindi è possibile che queste siano le fasi di alimentazione del processore e questa sia l'alimentazione GPU. Essendo a massa, il PC non dà l'ok per l'accensione. Qua alla veloce dobbiamo alzare tutte e tre le induttanze, così vediamo solo se il computer prende a accendersi, anche se non funzionerà niente perché la scheda video sarà separata, però proviamo. Vediamo lo stato di carica della batteria, è spento da parecchio, quindi penso sia zero, ma controlliamo giusto
05 06 volt. Ok, quindi non si può accendere per nessun motivo. Andiamo a sollevare queste istanze. Parliamo del lato della scheda video 008 corto e dal lato là qua tutto a posto. Questo 49. Ok, vediamo se c'è un assorbimento. Se la 0, proviamo a accendere. Niente. Tutto attaccato tutto, sì. Accensione sulla tastiera. Controllo solo veloce. Cioè 19 volt. Nessuna tensione sulla power line, perché i MOSFET stanno staccando l'alimentazione ancora, non so perché. E qua i MOSFET, forse sono questi due qua. Forse questi qua sotto. Sì, siamo messi loro. Vediamo di fare un po' di spazio. Già il primo è interrotto. Andiamo a vedere. Nessun cortocircuito sul primo MOSFET, quindi il primo MOSFET non è in conduzione, andiamo a ingettare. Pochissimi milliampere, assorbimento di 640, 20 e direi che da poi inizia a caricare anche la batteria, 1 A 10, quindi il primo MOSFET non è in conduzione, non so se sia bruciato o se non venga abilitato, ma tanto non si potrà accendere perché la scheda video è a meno di 1 ohm di resistenza. Proviamo comunque a vedere se c'è una carica batteria, ci sarà di sicuro. Un ampere 09, un ampere 20, un ampere 22. È partita la ventola, quindi si è autoacceso perché la batteria è zero, ovviamente non c'è una batteria CMOS. Il PC niente a schermo e ci sta perché comunque ci sono le schede video. Si è agganciato, si è acceso senza scheda video, raga. Quindi autoswitchante. Va bene, va bene. Non so se si caricherà mai più. Non so se questo MOSFET è interrotto, ho i miei dubbi, secondo me semplicemente, anzi andiamo a vedere, non c'è. È pazzesco che sia un modello che adesso vedremo un attimino come, in cui togliendo le induttanze si ha la disattivazione della scheda video, una cosa rarissima.
19, vediamo sul gate abbiamo 0. Qui 1,2. Possiamo provare a mettere momentaneamente proprio il volo o giù uno di questi induttori e provare a ingettare. Speriamo che non mi non succede qualcosa di brutto, non penso, però proviamoci. L'assorbimento è 1, è più alto di prima, giustamente. Proviamo a alzare ancora un po', tanto va in protezione l'alimentatore. Allora facciamo così, mettiamo, misuriamo la tensione prima di abbassare l'induttanza, se c'è l'alimentazione della scheda video. Ok. E come abbiamo? 0 perché il computer è spento, 1, intanto è apparso, quindi c'è il tentativo di alimentazione, è un po' di casino qua, oggi sono poi tra l'altro ricorsissimo, quindi devo fare tutto più veloce del West, con rischi vari assortiti di... Allora adesso vedete, voilà, 1,1, avete visto per un attimo, 1,1, ora dobbiamo fare la stessa cosa, però con l'induttanza abbassata e vedere se va a 1,1. Eh no. Sì. Va 0,8. Oh, la scheda video quindi non è bruciata. Com'è possibile? Molto strano. O magari non funziona, comunque facciamo una prova, riattacchiamo le induttanze. Riattaccate, mettiamo la ventola, no, per il momento no, accendiamo. Vediamo cosa succede. Infatti, e a schermo non abbiamo niente, quindi riproviamo ancora un attimo, sembra un po' comunque la scheda video, però provo a tenere un po' attaccato, poi vi faccio vedere bene zoomato tutto. Un ampere e mezzo, niente. 1x4, nessun logo Asus, 1x6, c'è invece, c'è, grande. Andiamo a rimuovere il MOSFET, vedere tutto un po' nel dettaglio adesso perché super pinze raddrizzatrici di cui tutti si eccitano per i miei lavori di raddrizzamento. Un po' schifo. Va bene, allora non abbiamo il gate. Sul gate sarà morto il transistor, il MOSFET, non penso, ma diamo un'occhiata veloce. Continuità tra gate e drain.
Niente. 80 ohm. Cioè c'è un indotto, cavolo, 0,0 di, ma come è possibile? Possibile che sia il MOSFET ciucco. Proviamo a cambiare il MOSFET. Però c'è un strano valore tra drain e gate. Andiamo a togliere un attimo il batteria, speriamo che sia ancora bassa. Siamo a 0, 6, 0, 0,4. Ok. 0,4. Quindi non rischiamo che succeda niente di strano. Qua c'è questo pezzo che potrebbe squagliarsi. Allora, se il MOSFET è a posto, lo bypassiamo. Se invece non è a posto, vado. Il MOSFET è a posto, quindi qua avremo tra source, tra drain e gate. Infatti abbiamo una soglia di 0,0, quindi non si riesce a pilotare il MOSFET. Andiamo a mettere un piccolo ponte. Non ho idea se si caricherà ancora la batteria, ho i miei dubbi, ma... così, non sconvolgetevi, ventola, devo andare avanti col lavoro. No. Comunque è buono sapersi, questo modello di Asus c'è la possibilità di escludere la scheda video con molta semplicità, togliendo le induttanze. Poi magari non parte come quell'altro caso che abbiamo visto, del ThinkPad che è magari un errore da CD. Adesso voglio vedere se la batteria si caricasse. Però sarebbe figo. Questo rimango in attesa del cliente per dirmi qualcosa e vado avanti con il lavoro. Che al computer era un N580V, eh? Quindi scheda video disattivabile, alzando le induttanze. Per me è una cagata pazzesca!